Che? Troppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo del 23esimo classico Disney, un film del 1977. Sto parlando delle avventure di Bianca e Bernie. Oserei definire questo film un guazzabuglio di brutte idee mal gestite. Mi spiego meglio, come potete ben intendere. Non mi è piaciuto questo film, mi chiedo se veramente se ne sentiva il bisogno, perché non c'è niente in questo film, non c'è nulla. Non ci sono degli antagonisti validi, non ci sono dei protagonisti validi, non c'è una trama valida, non c'è niente. È un film... in realtà non è brutto, è vuoto. Ah, e tra parentesi, stiamo parlando di un film tremendamente cristiano. Sono numerosi i riferimenti che vengono fatti nei confronti della fede: se hai fede riuscirai a superare le difficoltà, eccetera, eccetera, eccetera. Ce ne sono numerosi, tutti finalizzati ad un credo cristiano, quindi se volete dare una formazione atea barra agnostica ai vostri figli, ovviamente fategli vedere questo film in un momento in cui non rischiano di cadere in confusione, ammesso che voi glielo vogliate far vedere. Cominciamo dall'inizio. All'inizio parte che, già total innocence, parte che i topi hanno messo in piedi questa mega organizzazione di salvataggio e è arrivato questo messaggio in bottiglia. Allora, tanto per cominciare, perché i topi dovrebbero realizzare questa organizzazione di salvataggio per gli esseri umani? Non ne vedo un motivo logico. L'unica cosa che ho pensato potrebbe essere questa: forse perché gli esseri umani costruiscono delle grandi metropoli, le quali possono essere casa anche per i topi, quindi aiutare gli esseri umani è un modo per avvantaggiare anche la propria specie. In ogni caso, questo non ha senso, perché potrebbero farlo in modo molto diverso. Potrebbero, intanto per cominciare, far sapere agli uomini che sanno parlare, far sapere agli uomini che sono in grado di intendere e di volere, far sapere agli uomini che sono in grado di prendere delle decisioni. Questi sono topi intelligenti, tra parentesi, sono topi vestiti, perché non mancano mai alla Disney i topi vestiti. Quindi hanno delle capacità prettamente umane, sono in grado di comprendere il nostro linguaggio, avranno conseguentemente anche degli scienziati, delle persone di cultura, dei topi di cultura, di scienza. Cioè, di fatto, sono un ricalco pari pari della nostra società umana. Perché non escono allo scoperto, che potrebbero essere una grandissima risorsa? Perché restano nascosti e da nascosti salvano gli esseri umani? Vi ripeto, forse per il discorso megalopoli, perché convivono nello stesso ambiente. Però questo non viene spiegato. Semplicemente, d'amblè, ci sono i topi che fin dall'antica Grecia hanno questa mega organizzazione di salvataggio umano. Non capisco perché. E come vi ho detto, è arrivato questo messaggio in bottiglia. Questo messaggio in bottiglia contiene all'interno una scritta help, no? Aiuto. E giustamente i topi che cosa fanno? La aprono? No. Prima chiamano tutti i delegati di tutte le nazioni, quindi c'è quella dell'Ungheria, quella arabo, da tutte le parti, chiamano tutti questi topi e solo dopo aprono la bottiglia con la lettera dove leggono solo la scritta aiuto, non leggono altro. Che poteva esserci aiuto, scemo chi legge, e tutti hanno fatto 1000 chilometri per andare lì e farsi pigliare per il culo. Non ha avuto troppo senso, tanto valeva che chi ha trovato la bottiglia la portava in sede, la aprivano, leggevano il messaggio e poi vedevano come organizzarsi. Invece no, hanno fatto la mega riunione, alla faccia dell'organizzazione. Dopo l'apertura del messaggio in bottiglia abbiamo la presentazione dei due personaggi, che sono Bianca e Bernie. Bianca è la delegata ungherese, Bernie è l'usciere dell'organizzazione. E c'è Bernie, che è questo topo superstizioso, molto attento, preciso, che arriva con questo pettine che utilizza come scala, si arrampica su e dice: cavoli, ma ci sono 13 gradini su questa scala. No, io che sono cagacazzo ho fatto un fermo immagine e ho contato i gradini.
non sono 13, sono di più, o 16 o 15, dipende da che punto vuoi andare a contarli, però non sono 13. All'interno della bottiglia c'è questa lettera dove c'è scritto: aiutatemi, io arrivo da questo orfanotrofio e sono in brutti guai, aiuto, aiuto, aiuto. Non c'è scritto altro. Dicono si legge male, eccetera, eccetera, ma alla fine riescono comunque a capire cosa c'è scritto, perché l'acqua ha un po' rovinato il messaggio. E non c'è scritto niente sul dove si trovi lei. C'è solo scritto aiuto, sono in un grosso guaio. Ora, obiettivamente, è una bambina piccola, la piccola Penny. Ok, però, capperi, ma almeno dire aiuto, sono in una palude. Ha scritto sono terribilmente, oppure sono terrificatamente, cioè ha scritto delle parole assurde, non ha scritto sono in una palude, quantomeno. Non c'è niente che possa in qualche modo far comprendere dove si trovi, si sa solo che è nei guai. A questo punto vengono delegati Bianca e Bernie al ruolo di soccorritori di Penny, e la prima cosa che fanno giustamente è andare al suo orfanotrofio per trovare maggiori informazioni. Incontrano questo gatto anziano che quindi, in quanto anziano, rifiuta di cacciarli, gli dice: per favore andate via il prima possibile, non fatevi sgamare che sennò mi cacciano, che non svolgo più il mio lavoro da gatto. E loro gli dicono: tranquillo, ce l'andiamo subito, però vogliamo sapere qualcosa di più su Penny. Da lì si viene a sapere che Penny è una bambina che non riesce ad essere adottata, bla 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 bla, e che ci sono stati dei vicini, tipo i rigattieri lì della zona, che hanno cercato di caricarla in macchina, ma lei ha rifiutato il passaggio. Da lì gli viene giustamente il dubbio e decidono di andare a verificare. Tra parentesi, è interessante come chiedono al gatto: ma la polizia? Giustamente, la polizia non fa niente, e il gatto risponde: no, no, hanno rinunciato a cercarla settimane fa. Ma come hanno rinunciato a cercarla settimane fa? No, non può essere vero, non puoi rinunciare alla ricerca di una persona, a ricercare una persona, cioè... Quanti anni fa è accaduto? Non è accaduto anni fa, è accaduto tutto sommato da poco. E il fatto che ci abbiano rinunciato già da settimane, cioè implica che ci hanno rinunciato quasi subito. Questo non è umanamente possibile, non mi si può rappresentare la polizia in questo modo, è pericoloso. E in ogni caso, perché dopo aver letto la lettera non l'hanno fatta avere alla polizia? Cioè non è che servivano grandi cose, bastava prenderla, scriverci sopra, i topi ci scrivevano sopra qualcosa, immagino siano in grado di replicare il linguaggio umano visto che lo leggono, tipo questa bambina è in pericolo, e lo lasciavano alla polizia. Magari leggevano l'orfanotrofio, facevano 2 più 2, facevano delle ricerche scientifiche sopra quel cavolo di manoscritto lì, e riuscivano a rintracciare forse il luogo dove si trovava la bimba. Forse riuscivano a trovare una pista parallela. No, no, Bianca e Bernie fanno da soli, neanche Bianca e Bernie, l'organizzazione, alla faccia dell'organizzazione dei topi, non chiama la polizia, fa per i cazzi suoi. Perché? Ad ogni modo scoprono che questo negozio di questo rigattiere tipo è gestito da Cotal Miss Madame Medusa, non mi ricordo il nome preciso, Medusa, e anche questa è un personaggio di merda, cioè è cattiva a prescindere, profondità zero, perché è cattiva, vuole i soldi, non si fa scrupoli, e anche lei guida di merda. Infatti c'è il punto dove, cioè anche lì, che cosa è successo? Penny è stata rapita. Perché? Perché è una bambina abbastanza minuta ed è in grado di passare attraverso un buco che conduce ad una caverna ex covo di pirati. Quindi è stata rapita per obbligarla a passare attraverso il buco e tirare su le gemme preziose. Medusa ne vuole una in particolare, vuole l'occhio del diavolo, che è quella più grossa, maestosa, eccetera, eccetera. Quindi hanno cercato all'inizio di convincere la bambina a seguirli. Dopo hanno deciso di rapirla. Il tizio che tiene la piccola segregata nella palude dove si trova questa caverna telefona a Madame Medusa e gli dice: è scappata. E lei gli dice: di nuovo,
E io ti dico, sei un coglione, cioè come fai a far scappare una bambina da una palude dall'interno di una nave, di un ex battello a vapore? Perché non l'hai chiusa dentro? Cioè com'è possibile farla scappare? Vabbè, che cosa fa allora Madame Medusa a tempo zero? Prende e sale in macchina e va là, come se potesse in qualche modo cambiare le cose, che da ora che arriva in teoria passano 50 anni, tanto la prendono lo stesso. E guida di merda, no? Tutta questa, c'è tutta una fase dove lei impenna con la macchina, dove va nello sterrato. Io non capisco queste donne cattive che guidano di merda. Non lo so, comincia a diventare sempre la solita roba, un ricalcare Crudelia De Mon fatto male. Non mi è piaciuto questo personaggio. Grazie alla telefonata che Medusa riceve all'interno del suo negozio, i topi vengono a scoprire che Penny si trova alla palude del diavolo. Oh, perfetto. Scrivete qualcosa alla polizia. Ditegli: polizia, alla palude del diavolo troverete la bambina rapita. Cioè, gli verrà un minimo di dubbio alla polizia, no? Anche se è una segnalazione anonima. Non possono rifiutarsi di andare a controllare. No, ovviamente si risparmiano anche questo. Non fanno niente di tutto ciò. Loro prendono e vanno, due topi del cazzo, alla palude del diavolo. E qui c'è tutta la fase dell'Albatros, no? Questo Albatros, un po' alla Jet McQuack, che vola alla cazzo. Personaggio vuoto anche quello, cioè proprio hanno esaurito qualsiasi comicità con questo film alla Disney. Tutte robe già viste, riviste, questo Albatros che non sa volare troppo bene, però è uno scavezzacollo. E tre o quattro volte decolla e sono tre o quattro volte sempre la stessa sequenza che la fanno ripetere. Vabbè, il personaggio vuoto che serve soltanto come trasporto, però volevo usarlo come parentesi comica, a me non ha fatto ridere. L'Albatros passa attraverso un semaforo rosso e non c'è nessun problema in merito, perché è un uccello che sta volando, quindi non gli frega niente della segnaletica stradale. Però Bernie, che è preciso, dice: oh, ma abbiamo bruciato un semaforo rosso. E Miss Bianca gli risponde: e capirai, io lo faccio sempre. Come io lo faccio sempre? Tu sei uno dei protagonisti del film. Poi me lo dici ridendo, anche Bernie ride. Quindi va bene bruciare i semafori rossi? Cioè, mi stai dicendo questo? Mi stai facendo vedere questo? Che è ganzo non rispettare i codici della strada? Ma mi stai pigliando per il culo, Bianca? E soprattutto, ma con che cazzo di macchina li bruci i semafori rossi? Riescono a recuperare Penny. Come? Come? Vi devo veramente dire come? Medusa, lì la tizia, ha degli alligatori domestici. Non me la sento di parlare di questa idea, guardate, la chiudo qui. Giustamente abbiamo mandato a quel paese tutto ciò che può esserci il lavoro letterario dietro, mandiamo a quel paese anche il lavoro proprio chimico-fisico, no? Con questi due topi che salgono al di sopra di una barca barra foglia e la foglia li regge. E c'è una libellula che è in grado di trasportare ad alta velocità questi due topi, ovviamente, ma... cioè... è proprio... un guazzabuglio di brutte idee questo film, ce n'era veramente il bisogno. A questo punto Penny viene recuperata e il complice di Medusa gli dice: ma guarda, non avrà trovato l'occhio del diavolo, ma guarda qui, e gli fa vedere una marea di diamanti, rubini, smeraldi, robe incredibili che la bimba ha recuperato dalla caverna dei pirati. Gli dice: cioè, ma perché non semplicemente non ci accontentiamo? Perché non vendiamo queste gemme e ci facciamo una barca di soldi e la chiudiamo lì? No, lei vuole l'occhio del diavolo. Come non sopporto gli antagonisti illogici, veramente. Mandano a quel paese tutto il film. Medusa scopre Bianca e Bernie all'interno del battello che fugge dal loro rifugio e giustamente comincia a sparare col fucile a pompa da tutte le parti, così come una sclerata assurda. E mentre quel fucile a pompa forava le pareti, ha pure colpito uno dei coccodrilli che non si è fatto niente. Cioè, gli ha sparato ad un coccodrillo con un fucile a pompa. Ok, avrà le squame, quel che vuoi, ma cribbio, si farà male un minimo? No, tutto fatto a caso.
Se con fede pregherai, presto o tardi troverai chi tanta gioia ti darà. Questo è uno dei testi di una delle canzoni di questo film, che è cristiano pesissimo, e credo che se proprio volevano fare propaganda cristiana avrebbero dovuto scegliere un altro film, non questo, che non ha niente. Forse proprio perché è un film che non ha niente, hanno detto, comunque stiamo parlando degli anni 70, buttiamoci dentro un po' di sana religione che mi porta su il prodotto. Non lo so, io sono abbastanza indispettito da questo utilizzo della religione, anche perché inverte le parti, no? Se con fede pregherai, presto o tardi troverai chi tanta gioia ti darà. Io mi chiedo, il merito è effettivamente della preghiera o di chi ti ha dato gioia? Cioè, chi vogliamo ringraziare di questo? Cioè, di base, il merito è della persona che ti dà la gioia, no? Poi, il fatto che sia fede o meno, cioè, perché sottolinearlo? Non ce n'era bisogno, il film faceva già schifo. Non andiamo a buttarci ad abbassare il livello di altre cose. Bianca e Bernie finalmente incontrano Penny e Penny giustamente gli dice: oh, avete portato la polizia? E loro gli dicono: no, siamo venuti noi due stronzi topi che non possiamo fare praticamente niente. E di nuovo passa il concetto con Bianca che dice: sì, ma se hai fede, ho capito, ok, è vero, alla fine ce la fate, però ammetterai anche che se hai chiesto aiuto alla polizia, a quest'ora qui la situazione era bella che risolta. No, vanno là due topi da soli a combattere dei tizi armati fino ai denti e due coccodrilli giganteschi, però hanno fede. Il bello poi è che i rapitori sono pieni di soldi. Fra quelli che avranno sicuramente investito per riuscire a trovare il loro covo con quell'acqua scooter a vapore orribile, a scoppio, non so cosa sia, e tutte quelle gemme che hanno recuperato, insomma, fondamentalmente sono pieni di soldi. Allora, perché cazzo devi sfruttare una bimba orfana per farti raccattare la roba? Compri l'attrezzatura da speleologo, delle cariche esplosive, visto che sei pieno di fuochi d'artificio, tra l'altro Snux, come cavolo ti chiami, fai saltare quel buco, andate giù e ve la cercate da soli quella pietra. Cioè, che bisogno c'era di fare tutti sti illeciti? Poteva essere tranquillamente una cosa legale. Invece no, hanno rapito un'orfana, perché? E altra cosa, le dimensioni di quel diamante. Cioè, questo diamante lo trovano all'interno di un teschio umano, ok? In un posto dove Penny ovviamente non aveva ancora visto. Ecco, questo diamante parte all'inizio che è grande quasi quanto uno degli occhi di questo teschio. Dopodiché lo prende in mano Penny ed è grosso quanto un cocomero. Com'è possibile? E poi c'è la creme della creme, no? La banda di bifolchi che abitano quelle paludi e che sono tutto un rotocalco di stereotipi su stereotipi, il tipo che fa il moonshine, questa grappa fatta in casa, no? Che anche lì ne avrei da dire, ma non ne ho voglia. Una lepre che non si sa per quale arcano motivo ha una canna da pesca, si nutrono di pesci le lepri, non mi è chiaro. Poi una tartaruga, insomma, gente a caso, una banda di bifolchi che però vuole salvare la piccola Penny e quindi aspettano soltanto l'ordine di Bianca e Bernie per entrare in azione. Una lepre, un mezzo castoro, una nutria, cioè è veramente improponibile. Insomma, alla fine c'è il mega scontro finale, abbiamo Bianca e Bernie che riescono a fregare gli alligatori grazie all'aiuto dei bifolchi, Penny che riesce a scappare, all'interno dello sacchiotto di Penny viene nascosto da Medusa il diamante, però alla fine collutazione si recupera il diamante, caos, c'è un punto in cui Penny sale su quell'acqua scooter a scoppio di Medusa si attacca a una corda attaccata a quell'acqua scooter e usa i due coccodrilli come sci d'acqua, e giustamente lei, mentre usa questi due coccodrilli come sci d'acqua, prende la fune e li frusta. Perché li stai frustando? Cosa sta succedendo? In tutto questo marasma lei va a sbattere, i coccodrilli si rivoltano a lei, cercano di mangiarsela, di delirio, insomma alla fine Penny è salva.
tanto casual per una trama narrativa veramente ridicola e dei personaggi vuoti, cioè veramente un film brutto questo qui, ragazzi, proprio brutto, brutto. No, ce n'è un altro in realtà che è veramente brutto e ne parlerò a suo tempo. Questo diciamo che rispetto a quello è leggermente più su. Ad ogni modo si conclude il film. Penny è stata adottata, il diamante è stato dato ad un museo, non vi ricordo chi, giustamente perché voglio dire vivere da milionaria. Perché? Vabbè. Insomma, Penny è stata adottata, vissero tutti felici e contenti, bla 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 bla. Che cosa vi devo dire? Io cosa ne penso di questo film ve l'ho già detto, se volete ve lo ripeto, ma non credo che ce ne sia bisogno, non ne voglio più parlare, mi ha abbastanza sdegnato. Devo dare il premio al miglior personaggio. È stato veramente un problema dare il premio al miglior personaggio perché mi stanno sulle balle praticamente tutti. Per questa ragione ho deciso di darlo all'unico personaggio che non parla. Henry Rudd, la libellula. Questa libellula che fa come Caronte, trasporta i poveri cristi da una parte all'altra della palude con questa barchetta, non si sa sotto quale remunerazione, però lo fa. Personaggio vuoto, privo di spirito, che ogni tanto fa qualcosa di giusto, la zecca, viene seguito dai pipistrelli, si nasconde, eccetera, eccetera. Non mi ha detto niente di interessante, però è quello che mi sta meno sulle balle, quindi conseguentemente il primo miglior personaggio va a lui. Signori, dalle avventure di Bianca e Bernie è tutto. Guardate questo film se volete condividere con me il malessere che mi ha provocato di guardarlo. Da Ken e Chep è tutto, ci vediamo con il prossimo classico Disney.